Yeah, I'm killing these niggas, I'm back in the city. These niggas don't want no smoke. The way I be dripping, I think your bitch feeling me. Guess it's time to fuck your hoe. Back it be crazy, why niggas hating, huh? I guess I don't know. Niggas be capping, I ain't just rapping. That's that shit to get you smoked. Yeah, I'm killing these niggas, I'm back in the city. These niggas don't want no smoke. The way I be dripping, I think your bitch feeling me. Guess it's time to fuck your hoe. Back it be crazy, why niggas hating, huh? I guess I don't know. Niggas be capping, I ain't just rapping. That's that shit to get you smoked. Yeah, she say she wanna fuck a nigga, bitch, I said it's sight. Baby daddy, he a bitch and he uptight. They can't fuck with me, I beat it, shake, can't see the light. I thought you was saying, shut the fuck up, tree of might. Allora ragazzi, dopo un triste McDonald's, che è l'unica cosa che abbiamo trovato da mangiare, perché non ci siamo impegnati a cercare, a stomaco pieno, andiamo a fare questa lezioncina, vediamo di capirci qualcosa in più su questo bel mezzo. Guarda, l'unica cosa importante è che non registri quello che ti dico. Praticamente lo scopo è non toccare né il freno né l'acceleratore, mantenere l'accelerazione costante in curva, prendere i quadratini, lasciare l'acceleratore qui, riprenderlo qui, puntarlo. Non è facile ragazzi, ve lo assicuro, cazzo uguale. Sempre guardare i quadrati ragazzi, non è facile, vi assicuro che senza freni, senza le cose sbagliate che si vanno a fare, diciamo, mi trovo fuori dalla comfort zone. Allora, rotazione, lavoriamo bene sulla rotazione. Rotazione, spingo gamba, guardo lì. Tantissimo raga, quasi chiusura di sterzo. Com'è? Figo, molto estrema. Allora difficilissimo, ruoto tutto. Temperatura davvero molto molto calda, lo stile di guida è cambiato da così a così in una lezione, quindi ringrazio SMC se riesco a parlare per avermi dato due chicche che mi hanno aiutato veramente molto, perché tante volte facciamo dei movimenti superflui, inutili, che vanno solo a peggiorare la condizione. Ora non so dove troverò le forze, ma andrò a fare anche gara 2. Tu la fai gara 2? Palese. Speriamo di piazzarci, almeno di abbassare il tempo. Dove mi piazzo non mi interessa, però credo che qualcosa abbasserò. Penultimo invece. Ovviamente avete solo le parti dell'esercizio, perché non riprendevo mentre spiegavo l'esercizio, in quanto sono un po' segreti aziendali, mettiamola così. E ci siamo quindi ragazzi, gara 2 con nuovi ragazzi, quindi gara 2, diciamo gara 1.2. Qualcosa appunto. Moto 6 che ho avuto anche prima, molto bene. E vediamo se gli insegnamenti di SMC Scuola Moto mi fanno abbassare il tempo di 49.000 secondi. E niente, subito un impedimento sulle prove libere. Ragazzi, non so se avete notato, ma sono secondo me 3 secondi più veloce di prima. Sono contentissimo, sono contentissimo. Quest'uomo ha cambiato la mia vita. Si è trovato meglio? Mille volte meglio. Bene. Proprio mi sento più sciolto, so più, cioè più che altro so cosa voglio provare a fare.
quella parte più importante. Io non lo sapevo che stavo a fare. Cioè, non è che ora lo so, ragazzi, però adesso so cosa dovrei fare. Esatto. Grazie. Ok, ci siamo qualifiche. Ora vediamo in realtà, perché poi della gara non me ne frega nulla. Quello che succede, succede in gara è uguale. Siamo qui per la gara, ma siamo qui per migliorare e imparare a guidare. Quindi questa è l'ora dove si capisce dal 28:02 di stamattina dove sono andato a finire. Quindi 28:02, ragazzi. Vediamo ora. Non l'avevo visto! Oh, non l'avevo visto! Che hai combinato? No, io non l'ho visto, quando ho rifatto il giro non ho visto la bandiera, non hai capito? C'è stato uno con la tuta danese che mi ha fatto andare fuori strada. Tu sei stato? No, c'è danese. Avete visto? Bandiera rossa. Siamo dovuti fermare. Per quell'incidente e stavo per morire. Perché proprio non l'ho visto. Molto male. Vai, vai, vai! Dai, cazzo, dai! Dai! Mentre Freccia Verde gira da solo per imparargli le traiettorie che voi gli avete detto. Non si fa così. Esattamente. Guardali, guardali, cattivi. Già partiamo molto svantaggiati, ragazzi, perché lui mi gioca sulle traiettorie. Eccolo, vedete? Vedete? Ma ora non fa niente, andiamo a vedere che tempo ho fatto e quanto ho migliorato. Tempo 24:07. Perché l'Aida, perché sembra contro, vabbè, lasciate perdere lui. 24:07 contro i 28:02 di questa mattina. Siamo di nuovo, c'è stato un errore in realtà. Io ero terzo, però non fa niente, è stato un errore nel conteggio, non ci interessa. Sono contento che ho abbassato praticamente 3 secondi e 6, non lo so, poi farò bene il conto. E ora non mi sentirete parlare perché ho da fare, sono impegnato. Sbaglio sempre! Ma vaffanculo, va. Ragazzi, come avete visto, sono stato tutta la gara dietro. Impossibile, zi. Tra l'altro ci scendevo
Impossibile. Ragazzi, credo che con questa altra gara la giornata di oggi è finita. Ho fatto due gare e buon 45 minuti di corso. Ringrazio di nuovo i ragazzi di SMC. Grazie mille. Grazie a te Antonio, grazie a te. Bellissima giornata. Guarda, sono divertito. Hai la maglietta zuppa di divertimento. Ce l'hai lo spray quello anti-Covid, tutto. Sì. Certo, l'abbiamo là. Quindi vi ringrazio veramente. Grazie a te, non ti abbraccio perché... No, no, non farlo. E a me piace un po' così, nel rumore dei ragazzi che girano e fanno l'ultimo degli eventi della giornata. Io vi saluto, vi ringrazio e vi ricordo di andare a controllare l'Instagram di SMC Scuola, perché ragazzi, se mi hanno fatto scendere di quel tempo in 40 minuti, avete tutti tanto da scendere, perché io sono quello che sono, voi siete meglio di me. Quindi c'è tanto da fare, ragazzi, sono veramente bravi e con poche parole vi fanno capire veramente tanti concetti. Concetti su cui ovviamente dobbiamo andare a lavorare spesso e volentieri per stringerli. Per oggi, con questo bel sole alle mie spalle, vi ringrazio, da Binetto è tutto. Vi ricordo di iscrivervi al canale per chi non l'avesse ancora già fatto, in modo da aiutarmi ad andare avanti e fare molti più contenuti su questo canale. Quindi iscrivetevi e cliccate la campanellina per rimanere aggiornati. Un like e un commento al video sono sempre graditi e ci vediamo alla prossima. Ciao!